Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Pixelmon. Nella scorsa puntata vi ho mostrato i progressi nella costruzione della base del Team Skull, Villa Losca. Ho visto dai commenti che questa costruzione vi è piaciuta davvero tantissimo e questo mi fa davvero piacere perché abbiamo impiegato davvero tantissimo tempo per preparare questa villa. Come vi avevo detto nello scorso episodio, i lavori non sono finiti, devo anche costruire la mia stanza e non è detto che questa villa nasconderà anche qualche segreto. Ma ora non perdiamo tempo e iniziamo l'episodio di oggi. Dopo aver letto i vostri commenti ho deciso che Serperior entrerà ufficialmente come Pokémon di colore verde nella mia palestra. So che molti di voi volevano vedere Sceptile, però come vi ho spiegato purtroppo ci sono diversi bug in questa versione della Pixelmon e questo Pokémon io non sono ancora riuscito a trovarlo, probabilmente spona da qualche altra parte. Ragazzi, mi dispiace per questa cosa, però finché non sistemeranno questo problema con lo spawn sarà difficile trovare certi Pokémon. In ogni caso, Serperior è un Pokémon davvero interessante, Pokémon di tipo erba, è molto molto bello e lo abbiamo anche trovato di una buona natura, quindi direi che è l'ideale. Dunque, oggi ho una missione molto importante da compiere. Come vedete, qua nel mio inventario ho il globo gelido che serve per far spawnare il leggendario Articuno. Ebbene, oggi voglio fare una prova e andare all'altare di Articuno e provare a catturarlo, sempre che questo globo funzioni, perché potrebbero esserci problemi. Quindi ragazzi, proviamo questa cattura leggendaria. Ed eccoci qua ragazzi davanti all'altare di Articuno. Qua abbiamo il nostro globo gelido, ho modificato un pochino la mia squadra come vedete e ora proviamo a farlo spawnare e a catturarlo senza utilizzare la Master Ball. O meglio, se arriverò alla fine senza riuscire a prenderlo in nessuna maniera, quindi mi avrà fatto fuori tutti i Pokémon, la utilizzeremo, ma vorrei provarci senza. Allora, siete pronti? Vai! Ed ecco qua il nostro Articuno, ragazzi. Eccolo qua, spawnato proprio a fianco all'altare. Allora, abbiamo Toucannon. Quindi, prima di utilizzare Toucannon, direi di fare un lancio di Velox Ball, che non si sa mai. Velox Ball sappiamo che a volte ci sorprende, altre volte no. Vediamo se ci sorprende questa volta. Ragazzi, è ufficiale, ho catturato Articuno alla prima Velox Ball. Vi ringrazio per aver seguito questa serie, ragazzi. Cioè, io cosa devo fare, ragazzi? Spiegatemi cosa devo fare. Non è possibile. Cioè, l'avete visto in diretta, ho lanciato la Velox Ball ed è entrato nella Velox Ball. Cioè, io ho due Master Ball, ma cosa me ne faccio delle due Master Ball, ragazzi? Boh, va bene, ok, rimettiamoci le cuffie. Ok, ok, va bene. Oh, abbiamo catturato Articuno, yes, progresso compiuto, ragazzi. Andiamo a vedere Articuno, che bello. Non c'è stata neanche battaglia, ragazzi, quasi neanche soddisfazione di aver combattuto un po'. Niente, neanche quello, comunque. Ecco il nostro Articuno, ragazzi, yes. Ciao Articuno, non hai resistito alla mia Velox Ball, vero? Dai, fammi fare un volo. Yeah, yuhu, fantastico. Ragazzi, basta, io posso anche chiudere qua l'episodio, cosa volete di più? Cioè, abbiamo catturato così un leggendario del genere. Ok. Dai, già che siamo qua, vediamo di sconfiggere questo mago dei cucchiai, così almeno ci dà un po' di cose. Allora, vai con il lanciafiamme. Piano piano lo andiamo a indebolire. Rogodenti. L'abbiamo anche bruciato. Perfetto. Forza e coraggio, che ce la possiamo fare. Col prossimo colpo lo facciamo fuori. Non so se è un boss... No, non è... Non so, forse potrebbe essere un boss leggendario. Vediamo un po' cosa ci ha dato. Allora, Stola scelta, Bijou Psico... Menta l'erba e una di queste Ender Pearl. Vabbè, vabbè, sempre meglio che niente. Altro bossettino da sconfiggere. Questo sarà un pochino più complicato. Ma dovrei forse provare. Vabbè, dai, tentiamo lo stesso con Incineroar. Dai, vai fuori qua, perfetto. Lancia fiamme. Ci colpisce forte. Rogodenti.
Dai, che con questo lo colpiamo abbastanza duro. Lui mi farà fuori. No, forse riusciamo a dargli un altro colpo. Perfetto, abbiamo fatto fuori anche questo. E ci dà una Cresci K. Interessante. E anche una Bacca Enigma. Interessanti questi oggetti. Là in fondo vedo un Mega Altaria. Eccolo là, eccolo là. Allora, dai, andiamo a inseguirlo. Vediamo di riuscire a prenderlo con Toucannon. Vai, Toucannon. Vola verso Altaria. Eccolo qua il nostro boss. Si è incastrato qua in mezzo agli alberi. Ora dobbiamo cercare di ingaggiarlo. Ovviamente usiamo Cloyster. E così gli facciamo un boss di tipo ghiaccio. Vediamo se riusciamo. Ah, non siamo riusciti a ingaggiarlo. Ingaggia la battaglia. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, meno male. Allora, andiamo con una mossa come Gelolancia, che dovrebbe fargli... Ragazzi, dovrebbe essere super efficace, e in effetti lo è. L'abbiamo fatto, l'abbiamo colpito un bel po' di volte, però ci ha quasi distrutto, ragazzi. Non credo di riuscire... Sono riuscito a fare anche il secondo colpo. Fantastico, grande Cloyster. Allora, cosa ci ha dato? Un'altra di queste mega pietre che non avevamo, l'Altaria Nite, la caramella rara solita e il Disfo Guscio. Quando qualche settimana fa abbiamo installato l'aggiornamento della Pixelmon, avevo anche catturato uno dei nuovi Pokémon, cioè Scraggy. Non vi ho ancora fatto vedere la sua evoluzione, che avviene a livello 39. Pertanto ho pensato di fare qualche battaglia in modo da allenare anche gli altri Pokémon della palestra e farvi vedere questa evoluzione. Ma questo Pidgeot qua sarà leggendario oppure no? Vediamo subito, dai, proviamo a ingaggiarlo. Dove sta andando? Si sta schiantando contro... Ah, torni indietro, Perfetto, così ti posso lanciare la Pokéball. Ok, ce l'abbiamo fatta, perfetto. Pidgeot. Allora, andiamo con un Rogodenti. Vediamo un po'. È a livello 80, quindi non è leggendario, Non è leggendario, però è sempre... un buon Pokémon e soprattutto ci dà livelli per fare l'evoluzione di Scraggy. Mettiamo Cloyster adesso. Credo che così dovremmo farlo fuori facilmente. Vai, colpiscilo. Non l'ha colpito? Geloscheggia. Ok, Geloscheggia ha funzionato. Però, ragazzi, ci ha quasi distrutto anche Cloyster. Però siamo riusciti a sconfiggerlo. Ok, abbiamo fatto un po' di livelli. Ci ha dato Weakness Policy e una caramella rara. Oramai di caramelle rare ne ho veramente tante, quindi per farvi vedere queste evoluzioni di Scraggy potrei anche utilizzare quelle. Là c'è un altro Pokémon. Sì, il nostro, questo lo conosciamo bene ed è leggendario. Ragazzi, devo però curare i Pokémon prima. Vabbè, vediamo se riesco a curarli e a tornare qua. Eh no, ragazzi, purtroppo è desponato. Speravo che rimanesse lì il tempo che andavo a sistemare i Pokémon, però purtroppo se n'è andato. Pazienza, ragazzi, non importa, ne troveremo altri. Ragazzi, c'è un boss leggendario. C'è un Mega Pinsir che andiamo a ingaggiare con Toucannon. Gli facciamo un pefforbecco. Andiamo con Incineroar e Rogodenti. Vediamo un po' se lo colpiamo. Ok, l'abbiamo fatto fuori. Ragazzi, vediamo un po' che cosa ci droppa. Oh, mamma mia, sono emozionato. Allora, Vigor Lente e Caramella Rara. Ok, niente Master Ball. Sarebbe poi la terza, ma sappiamo benissimo che a noi le Master Ball non servono. Ci siamo, ho fatto il livello con Scraggy, adesso proviamo ad evolverlo con la caramella rara. Allora andiamo a mettere qua Scraggy, è un Pokémon davvero ignorante, ragazzi, quindi a questo punto guardiamoci l'evoluzione. Eccolo qua, ragazzi, guardate che faccia che ha questo Pokémon, è veramente assurdo. Dai, evolviti, è un punk, ragazzi, c'ha la cresta come i punk, fantastico. Che ignoranza. Dunque, ragazzi, volevo anche mostrarvi un pochino i lavori che stiamo facendo a Villa Losca. Come vedete, la villa si sta animando perché abbiamo iniziato ad aggiungere un po' dell'arredamento. Devo dire che con questa luce ha un'aria davvero, davvero misteriosa. Andiamo all'interno e vi faccio vedere un attimino che cosa abbiamo sistemato. Allora, qui al pian terreno abbiamo soprattutto sistemato l'illuminazione perché questa era una stanza davvero buia. Qui ci sarà un bel camino che dovremo ancora fare. E qua ho iniziato a sistemare anche un pochino la scala, ho messo un tappeto per poter salire. Qua ci sono due stanze, la mia e quella di Marco.
Probabilmente dovremo spostare questi muri perché andremo ad allargare il piano, però lo faremo con calma. Adesso vi faccio vedere l'interno. Allora, qua ho fatto la camera da letto. Per il momento c'è questo armadio, il letto e questa cassettiera con la lampada. E qua ho fatto in pratica il soggiorno. Come vedete c'è il televisore, un bel quadro di Mewtwo X e Y, il tavolo e ovviamente un divano con il PC. Devo ancora lavorare parecchio a questa stanza, soprattutto devo sistemare il soffitto, devo finire le pareti, però volevo essere sicuro delle dimensioni per fare le cose correttamente. Una cosa che è successa dopo l'aggiornamento è che il mondo è pieno di bibarel. Guardate, ce n'è uno qua, poi ce n'è uno qua, un altro l'ho visto là in alto. Ragazzi, siamo invasi dai castori, un altro là in fondo, io non lo so, forse un altro lì, no, quello no, è una tartaruga. Ce n'è un altro qua! No ragazzi, ce ne sono troppi in giro, ce ne sono troppi! Una cosa che avete scritto nei commenti e che sinceramente non sapevo dell'aggiornamento è che ora è possibile vedere la loro mega evoluzione senza necessariamente andare in battaglia. Per poterlo fare dobbiamo semplicemente far uscire il Pokémon dalla sua Pokéball. Adesso vedete che è già mega evoluto nell'icona, ma perché ho provato prima la cosa. Schiacciare B e cambiare praticamente in alto a destra, che non vedrete l'icona perché è coperta dalla webcam, e schiacciare G. A questo punto il vostro Pokémon si mega evolverà e potrete quindi ammirarlo in tutta la sua bellezza. Quanto è bello Gallade mega evoluto. E dunque ragazzi, questo era l'episodio di oggi della Pixelmon. Abbiamo catturato Articuno nel modo più rocambolesco possibile. Spero presto di trovare altri orb in modo da catturare anche gli altri due uccelli leggendari. Come sempre ragazzi, vi ricordo di lasciare un like a questa serie. Abbiamo bisogno del vostro aiuto e del vostro sostegno come sempre. E vi ricordo anche di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. A questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio. Ciao!